quello che vediamo qua è un pezzo di favo di un telaino trappola. Ovvero, cosa succede? Per cercare di catturare quanta più varroa possibile, la varroa è un acaro che diciamo crea moltissimi problemi alle api e può portare alla morte di una famiglia perché apre la strada a virus e malattie. Si è scoperto che la varroa preferisce la covata maschile. E allora gli apicoltori che cosa fanno? Mettono un telaino da melario che è più corto di quello da nido e lasciano che le api costruiscano al di sotto questo favo naturale, questa costruzione in cera che viene generalmente riempita con covata maschile. La covata maschile la riconoscete perché vedete che ha una specie di rigonfiamento nella parte superiore e come potete vedere la maggior parte di queste cellette ha questo tipo di diciamo di copertura. Siccome la covata maschile ha un tempo di crescita più lungo, la varroa la preferisce perché riesce a riprodursi più volte all'interno della celletta in cui si chiude prima che diciamo venga opercolata. E quindi percolata significa che è chiusa da quella specie di tappino. Vedete che c'è una larva, ci sono delle larve bianche, quelle sono disopercolate, cioè sono ancora aperte. In questo momento la varroa entra all'interno e quando viene chiusa la celletta, all'interno di questa celletta si riproduce tranquillamente perché nessuno ovviamente la va a disturbare. E per questo la varroa preferisce la covata maschile. Viene realizzata questa trappola perché così diciamo ciclicamente viene tolto questo pezzo di favo e si ha la certezza che se c'è della covata maschile ci sarà anche la varroa e quindi in qualche modo si riduce il numero della presenza, diciamo la presenza di questo acaro all'interno dell'alveare.